Chanson contente, pas une chanson déprimante, une chanson que tout le monde aime. Elle me dit, tu deviendras milliardaire, t'auras de quoi être fier, ne finis pas comme ton père. Elle me dit, ne t'enferme pas dans ta chambre, vas-y secoue-toi et tente, dis-moi c'est quoi ton problème. Elle me dit, qu'est-ce que t'as, t'as l'air coincé, t'es défoncé ou t'es gay, tu finiras comme ton frère. Manco alla fine di questo primo tempo è stato decisivo abbastanza per mantenere comunque un risultato favorevole alla vostra squadra. Avete subito un gol subito nei primi minuti, ma poi avete saputo recuperare, adesso il punteggio a voi favorevole. Che cosa pensi della tua prestazione e prestazione della tua squadra? Sì, è stata una partita aperta, cioè è una partita aperta. Diciamo che il risultato è a vantaggio nostro, però comunque la partita è stata comunque equilibrata, spero che comunque nel secondo tempo anche noi riusciamo a concludere il primo numero che abbiamo iniziato. Vabbè, facci complimenti e un bocca al lupo. Grazie, questa volta alla fine del match. Sì. Match che avete vinto per 3-1, New Team partendo con un bellissimo ottavo di finale, solo l'andata, diciamo, il vantaggio di due gol non rassicura, però comunque un vantaggio a calcetto, due gol non sono molti ma non sono neanche pochi. Personalmente, se posso dire la mia, mi è sembrato un po' una Napoli-Chelsea, perché abbiamo sperato più volte il gol sul 3-1. Potevamo comunque concludere il turno, comunque, perché finendo la partita sul 4-1 di certo eravamo più sicuri del risultato. Avete rischiato sul finale con un tiro di Abate che si è concluso sul palo. Sì, avete sì, giocato per 5 minuti con un uomo in più, però non siete riusciti a incrementare il vantaggio. Questo è il rammarico più grande, perché alla fine le azioni le abbiamo avute noi come le hanno avute loro, però noi eravamo con uno in più e quindi di conseguenza avremmo dovuto fare meglio. Da segnalare la tua ottima prestazione, sei sempre più un punto di riferimento là davanti, anche perché Profilo si muove molto. Da segnalare l'ottima prestazione anche di Pellegrino, sì, che oltre qualche urlo di troppo, forse qualche cosa presa dalla sì, parliamo un po' troppo in squadra, cioè, ma nonostante le molte parole comunque. Sì, fa bene parlare, però durante. Grazie. Durante la gara non mi sembra il caso, perché altrimenti poi dopo magari uno sbaglia, viene urlato dietro e si creano troppi casini, troppo caos che non giova alla squadra. La vostra squadra si è ormai consolidata, siete partiti con due elementi in più come Vittoria e il ragazzo scozzese. Colin sì. No, sì, vabbè, diciamo che la squadra è questa.
Sì, è questa la squadra, anche se abbiamo avuto questi nuovi tra virgolette acquisti, comunque al posto di Colin ad esempio che ci sono nella prima parte, però ci siamo comunque integrati tutti quanti nel pieno delle cose. E a Prokilo che parla così tanto, cosa vogliamo dire? Prokilo ha una qualità infinita, però deve, come lui, come ho detto prima, deve cercare di non istigare troppo l'avversario, perché altrimenti poi dopo non diventa una partita di pallone, ma diventa rugby. Grazie per la tua prestazione. Grazie. Bocca al lupo per il ritorno. Volevo salutare Ambrosini e la mia fidanzata che amo talmente tanto, che è Fabiana. Ciao.